Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video del mio canale. Non ci vediamo da un po' di tempo, ma ho affrontato tante cose, ho cambiato posto di lavoro, luogo dove lavoro, ho cambiato città, ho traslocato tantissime cose e quindi un po' di pausa, ma alla fine ci vediamo sempre da qualche parte. E oggi è la volta di un video che dopo tanto tempo ricomincia un po' a fare da contatto tra me e voi e quindi a parlare di argomenti che interessano la scienza, la medicina e la pseudoscienza. E ho scelto un argomento che sicuramente fa discutere e che è un po' un mio cavallo di battaglia, perché forse in Italia, quando non si parlava di questa cosa, sono stato tra i primi a parlarne. L'omeopatia, la conoscete, sapete cos'è? C'è già all'inizio un grande equivoco: tantissime persone in buona fede confondono l'omeopatia con la fitoterapia o con l'erboristeria, cioè un preparato dolce a base di erbe, di estratti vegetali. Non è così. Spiegherò tra breve di cosa si tratta, ma l'omeopatia con l'erboristeria o la fitoterapia non ha nulla a che vedere ed è questo il punto principale. È una medicina, perché per la legge, per la burocrazia è una medicina, ma con la medicina ha poco a che vedere, con la scienza soprattutto ha poco a che vedere. La spieghiamo un po', ne parliamo un po', facciamolo, magari qualcuno di voi potrebbe scoprire cose che non sa. L'omeopatia nacque nel 1800 ad opera di un medico tedesco, Samuel Hahnemann, in un'epoca nella quale la medicina non esisteva, era davvero agli albori, si curava con i vapori di mercurio, la canfora, con le sanguisughe. Tagliare la cute e far uscire il sangue era un modo per disintossicare l'organismo, quindi pensiamo a un'epoca nella quale la medicina non solo non curava, ma addirittura spesso danneggiava le persone malate. Quindi quando nacque l'omeopatia fu quasi accolta con piacere, con successo. Perché? Perché non aveva effetti. Vi spiego subito perché. L'omeopatia si basa su tre principali assunti, su tre principali colonne. La prima è quella della cura, cioè si cura il simile con il simile. Il simile con il simile significa che noi curiamo un sintomo con qualcosa che causa quel sintomo. Abbiamo nausea? In omeopatia si cura la nausea con qualcosa che causa nausea. Abbiamo sonno? L'omeopatia ci fa svegliare con qualcosa che causa il sonno. E così via. Per esempio, se abbiamo un bruciore sulla pelle, il rimedio omeopatico tipico è il peperoncino. Omeopatico ovviamente, perché causa brucioli sulla pelle. Quindi, come vedete, già il primo punto, la prima colonna dell'omeopatia, questa è la più importante, non è plausibile, non esiste, non ha alcuna spiegazione scientifica, non è neanche accettabile mentalmente, perché non è vero che curiamo il simile con il simile, e nessuno l'ha mai dimostrato oltretutto. Il secondo assunto dell'omeopatia è la diluizione. Ovvero il composto omeopatico, il principio attivo, abbiamo parlato del peperoncino, mettiamo il peperoncino, non si usa così com'è, quella sarebbe una tintura madre che spesso si usa in altre pratiche mediche, pratiche farmacologiche, ma si usa diluito, 10, 100, 1000, addirittura migliaia di volte e milioni di volte, fino addirittura a scomparire. Per le leggi della chimica e della fisica, in particolare per le leggi chiamate di Avogadro dal loro primo scopritore, una cosa diluita tante volte, dopo la dodicesima diluizione, scompare e non c'è più. Cioè non esiste più neanche una molecola del principio attivo iniziale. È importante sottolinearlo, non è che esiste poco principio attivo, non esiste proprio più nulla. Se quindi diluiamo quel peperoncino tante volte, 12, 15, 20, a un certo punto diluiremo non più peperoncino, ma acqua con acqua o alcol con alcol, secondo ciò che usiamo per creare il composto omeopatico. Quindi, nella preparazione omeopatica, dopo la dodicesima diluizione, e in omeopatia le diluizioni sono indicate con la lettera CH, che vuol dire diluizione centesimale di Hahnemann, CH centesimale di Hahnemann, avremo soltanto il diluente, l'alcol o l'acqua, non ci sarà più nessuna traccia del principio attivo. Questo cosa significa? Che non essendoci più nulla nel prodotto, diciamo nel medicinale omeopatico, è ovvio che non potremo avere nessun effetto. Quindi già come avete visto, il primo assunto, il principio attivo simile che cura il simile, e il secondo, la diluizione, ci fanno capire che l'omeopatia non è certo qualcosa che può servire per la salute. E infine c'è il terzo assunto. La succussione è un termine omeopatico, nella pratica si tratta di una agitazione del prodotto omeopatico, cioè si agita tante volte, 100, 1000 volte il prodotto omeopatico per attivarlo, quasi come un rito magico, tanto magico che negli scritti originali dell'inventore di Hahnemann questa succussione, questo sbattimento, questo scuotimento andava fatto 100 volte su una Bibbia rilegata di pelle, di crine, di cavallo. Quindi vedete come c'è il rito magico. In un'epoca nella quale la medicina non esisteva, la magia faceva effetto, nel senso che non aveva effetti veri e propri, medici, farmacologici, ma sicuramente mentali. Non stavi meglio per il farmaco, ma stavi meglio probabilmente per un effetto placebo. Prendevi una pillola e già ti sentivi meglio, anche se nella pillola non c'era nulla.
Chimicamente, quindi, l'omeopatia è esclusivamente solvente, cioè soltanto la sostanza che crea il prodotto omeopatico. Quasi sempre zucchero, il prodotto omeopatico viene venduto in caramelline di zucchero da un grammo, quindi quasi sempre si prende zucchero, a volte quando il prodotto è liquido si tratta di alcol o acqua. Non può funzionare, non ha motivo di funzionare, non c'è plausibilità. Allora io ho diviso in tre grossi gruppi i motivi per cui l'omeopatia non deve essere, secondo me, accettata come pratica medica, anche se, ricordo, è riconosciuta sia in Italia che nel mondo e può essere praticata soltanto da medici. Però secondo me non è giusto, non è corretto, per tre motivi. Il primo è quello scientifico. Cioè non esiste prova, come abbiamo visto, non esiste plausibilità, non esiste motivo, non esiste legge fisica o chimica che ci spieghi perché l'omeopatia dovrebbe funzionare. Non c'è, non esiste. L'omeopatia non può funzionare. Però, per uno strano motivo, chissà perché, magari non lo conosciamo, magari un motivo di funzionamento sconosciuto potrebbe avere un'efficacia, potrebbe dare un'efficacia a questi prodotti che alla fine funzionerebbero davvero, nonostante tutto remi contro questa possibilità. Ebbene, gli studi scientifici ci sono, hanno cercato di capire se ciò è vero e si è visto che l'omeopatia non funziona. Anzi, per essere più corretti e precisi, l'omeopatia funziona esattamente come un placebo. Sapete cos'è un placebo? È una sostanza inerte, uno zuccherino, un po' di soluzione fisiologica, acqua. Quindi un prodotto omeopatico, funzionando come un placebo, secondo gli studi scientifici, ci dice quello che già sappiamo. Uno zuccherino funziona come uno zuccherino. Forse sprecare ancora tempo e soldi e risorse e fatica per dimostrare una cosa del genere che già sappiamo, potremmo anche smetterlo. Il secondo motivo che per me deve rendere l'omeopatia non accettabile dalla medicina è quello commerciale. Voi comprereste mai dell'olio che non contiene olio o del vino che non contiene vino? No, non è giusto, non è corretto. Nessuno potrebbe venderlo, addirittura se noi avessimo in commercio una confezione di pasta senza pasta, il produttore sarebbe sanzionato perché sarebbe proibito fare una cosa del genere, si tratterebbe di una frode nei confronti del consumatore. Ebbene, da quello che vi ho detto, l'omeopatia fa proprio questo. Dice di vendere una cosa che nel prodotto non c'è. Se nel prodotto omeopatico c'è scritto che ci sarà veleno di ape, alcuni prodotti omeopatici contengono apis mellifica, cioè api triturate, lì dentro potete analizzarlo con qualsiasi strumento avete a disposizione, oltre alla 12ª diluizione non ci sarà proprio nulla, solo zucchero se si tratta di globuli di zucchero. Quindi non è giusto vendere una sostanza che non contiene la sostanza che dice di avere nella confezione. E infine l'ultimo motivo, quello etico. È giusto mentire ai pazienti, dire ai pazienti ti do un prodotto che ti farà passare il mal di testa, la nausea, l'insonnia, l'ansia. Non è giusto. Dovete sapere che è proibito per motivi deontologici, cioè di correttezza medica, correttezza professionale, prescrivere sostanze che non hanno effetti. Neanche a fin di bene, neanche in buona fede. Perché? Perché il paziente è sacro, non deve essere mai imbrogliato. Se tu dici al paziente che quel prodotto è un prodotto che serve per il mal di testa, deve essere così. E allora anche questo, il terzo motivo per cui secondo me l'omeopatia non deve essere considerata medicina, è un motivo importante, perché il medico omeopata che prescrive a un suo paziente un prodotto che non contiene ciò che dichiara di contenere, commette non un illecito sicuramente burocratico e neanche legale, ma forse morale, perché sta dicendo al paziente una cosa che vera non è. Ed è per questo che il medico omeopata dovrebbe avere l'obbligo, ha l'obbligo, ma quasi sempre disatteso, di ottenere il consenso informato, cioè di dire al paziente guarda che le cose stanno così, tu lo sai e scegli se accettare o meno. Questo quindi è il mondo strano dell'omeopatia, molto magico, ha molti seguaci, c'è molto marketing, molta pubblicità e l'omeopatia sarebbe usatissima nel mondo, cosa falsa. L'omeopatia sarebbe vendutissima, cosa altrettanto falsa. L'omeopatia vende in farmacia meno dell'1%, lo 0,7% esattamente, del venduto in farmacia, cioè il nulla. Vende meno degli assorbenti per bambini, per esempio, o dei profumi, o delle sostanze per la bellezza della pelle. È una pratica che vende pochissimo. Però una fetta di affezionati, una fetta di amanti di questo tipo di pratiche, che a volte non sanno, a volte sanno e si affidano a questa pratica. Questo cosa vuol dire? Che secondo me, come per tutte le cose, noi abbiamo nelle edicole i giornali di astrologia, abbiamo nella TV nazionale il mago che ci legge l'oroscopo, ci deve essere libertà di scelta, le persone devono essere libere di scegliere una cosa, però la libertà esiste quando si è correttamente informati. Io ci ho provato con questo video. Voi provate a leggere il mio blog, ma anche tutti i siti scientifici che ne parlano, e vedrete che l'omeopatia è davvero una pratica magica che ha poco a che vedere con la scienza e la medicina. Basta aprire gli occhi per capirlo.
Parleremo di questo e di altro nei prossimi video. Sapete di potermi trovare qui su YouTube, ma anche su Facebook, su Twitter, su Instagram, in tutti i social. Io cercherò di essere un po' dovunque per cercare di espandere il verbo della scienza e della medicina. E in ogni caso ci vedremo in giro, perché forse si ricomincerà a riprendere i convegni, gli eventi dal vivo e di presenza, e quindi avremo occasione di salutarci anche di presenza. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo presto, e ciao ciao a tutti.